Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a scoprire le prime immagini di tutta la nuova gamma degli iPhone del 2018, ovvero iPhone X Plus, iPhone 8S barra iPhone 9 ed anche iPhone X2. Andiamo a scoprire insieme. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Attenzione ragazzi, prima di iniziare a vedere il video, vi avviso come sempre che ogni notizia del quale parlerò riguarda ovviamente dei rumors, quindi non delle notizie ancora certe, quindi prendete ovviamente il tutto con le pinze. Vi informo anche che qui sotto in descrizione troverete ovviamente tutti gli annessi link per poter approfondire sia in maniera fotografica che in maniera video. Ogni singola cosa che dico. E io adesso, ragazzi, vi saluto e non mi resta che augurarvi una buona visione. Allora ragazzi, eccoci qui, tornati dopo tantissimo tempo con un video inerente solo alle news. Per oggi basta guide, basta vlog, prendiamoci una pausa ed andiamo a parlare di tutte le novità riguardanti in queste ultime settimane del nuovo iPhone X Plus, iPhone X2 ed iPhone 8S barra iPhone 9. Inizio col parlarvi di iPhone 8S barra iPhone 9. Intanto vi dico subito che il presunto nome che le fonti confermano dovrebbe arrivare in questo nuovo smartphone è appunto iPhone 9. A confermarlo sono una serie di immagini trapelate proprio oggi sul famoso sito Mac Otakara. Il blog continua a citare tantissimi market cinesi online, ovviamente, dove è già possibile acquistare grandissime quantità di cover inerenti a questo nuovo smartphone. Vi ricordo che lo smartphone dovrebbe avere un design identico a quello di iPhone X, ma con fotocamera posteriore non doppia ma singola. Dovrebbe ovviamente rimuovere il tasto home centrale per far spazio al nuovo sensore True Depth per il riconoscimento facciale Face ID. Il suo display dovrebbe essere LCD e non OLED come il nuovo iPhone X ed ovviamente iPhone X2 ed iPhone X Plus che dovrebbero avere appunto un display OLED. Il diametro dovrebbe essere da 6,1 pollici ed è destinato a diventare l'iPhone più economico di questo 2018, con un prezzo ovviamente che fra poco vi spoilererò. Ma andiamo a vedere intanto una carrellata di immagini delle cover che vi ho appena citato, dove ovviamente possiamo vedere intanto la distinzione fra un 6,1 pollici e un 6,5 pollici, ovvero iPhone X Plus ed iPhone 9 in questo caso, ma poi tantissime altre cover che ci mostrano come ovviamente il design dovrebbe rimanere invariato per la parte frontale, mentre per la parte posteriore appunto un nuovo sensore per la fotocamera leggermente più grande dell'attuale modello di iPhone 8 nella versione normale, un flash LED con microfono ovviamente nella parte posteriore ed ovviamente una continua ripetizione del nome iPhone 9 su tutte le immagini. Vi ricordo ragazzi che tutte le immagini che vi sto mostrando e tutti gli articoli del quale vi sto per parlare e le notizie ovviamente annesse le trovate qui sotto in descrizione per poter approfondire meglio ogni singola notizia o eventualmente vedere meglio immagini o video dedicati. Ma passiamo ragazzi a un'altra immagine che riguarda sempre questo smartphone Apple, ovvero iPhone 9 da 6,1 pollici, che stavolta è molto più in alta qualità. Infatti ragazzi vi mostro questo screen che ci mostra infatti una cover della Ghostek veramente ben fatta, creata, quanto dice la fonte, sul CAD render grafico di questo nuovo iPhone 9. Anche qui ovviamente come possiamo vedere abbiamo, se zoomiamo sulla fotocamera posteriore, un sensore veramente più grande. Frontale ovviamente con Face ID, ma qui ragazzi si parla di un prototipo veramente interessante, perché queste immagini, sempre secondo i rumors, sono state prelevate da dei grafici e dei documenti ufficiali che hanno permesso a questa società, grazie ovviamente alle comunicazioni di Apple sulle dimensioni e sul design, di creare appunto queste cover. Ma fino a qui abbiamo visto solamente determinate cover, uno smartphone vero e proprio ovviamente ancora non esiste, ma una fonte molto autorevole del settore ci mostra un video con dei mock-up, ovvero dei render non più grafici ma fisici, creati appositamente per mostrarci le dimensioni dei nuovi smartphone, ci mostra appunto questi nuovi tre iPhone del 2018. Ed eccoci qua infatti ragazzi, vi mostro il video, abbiamo ovviamente i tre nuovi iPhone, questa versione che attualmente tiene in mano è il 5,8, ovvero la versione aggiornata di iPhone X che dovrebbe chiamarsi iPhone X2, adesso prende in mano la versione di iPhone X Plus che ovviamente ha 6,4-6,5
pollici, anch'esso molto più grande. Il design è praticamente sempre lo stesso dell'iPhone X attuale, ovviamente più ingrandito nella parte dello schermo ed ovviamente anche nella parte sul retro. Ed infine ovviamente prende l'iPhone da 6,1 pollici, che dovrebbe appunto essere iPhone 9, anch'esso con uno schermo full display, ma con un retro non a doppia fotocamera, come possiamo vedere invece su iPhone X2 e su iPhone X Plus, ma con singola fotocamera. Ma adesso ragazzi soffermiamoci a parlare di iPhone X Plus, perché iPhone X Plus dovrebbe essere la punta di diamante di questo nuovo mercato Apple del 2018, insieme ovviamente a quel nuovo entry level iPhone 9 da 6,1 pollici, che ovviamente avrà un prezzo minore. Quindi andiamo a confrontare intanto la versione minore con la versione maggiore. Ed infatti parliamo di prezzi. Intanto quest'anno dovrebbe esserci uno sconto di almeno $100 su ogni modello. L'attuale iPhone X parte da $999, mentre iPhone X2, ovvero la versione aggiornata dello stesso modello di quest'anno, dovrebbe cominciare a partire da un $899, quindi ben $100 in meno rispetto all'attuale prezzo di mercato. $999 dovrebbe costare iPhone X Plus, quindi versione più aggiornata, versione più grande, ma con l'attuale prezzo di quest'anno. Mentre il famigerato iPhone 9 da 6,1 pollici dovrebbe costare intorno ai $700, quindi essere l'iPhone di quest'anno più economico di sempre. Ma iPhone X Plus, ragazzi, secondo un rumor da parte di Apple, potrebbe svelarci una piccola sorpresa. Una sorpresa che però potrebbe non essere gradita a tutti gli amanti del mondo Apple, anche perché si parla di un progetto già messo in atto con l'attuale iPhone X, ma poi scartato. Sto parlando della rimozione totale del connettore Lightning. Come tutti ovviamente saprete ragazzi, il connettore Lightning serve ovviamente per ricaricare il nostro smartphone Apple. L'iPhone 7 in poi, oltre a ricaricare il nostro smartphone, ci consente tramite un adattatore Lightning jack per le cuffie di collegare le nostre cuffie con jack da 3,5 mm di spessore al nostro iPhone. Secondo una fonte molto autorevole, ovvero Bloomberg News, Apple ha avuto in passato un'idea veramente malsana, ovvero quella di rimuovere totalmente il connettore Lightning dal nostro iPhone X. Intanto vi dico subito che questa idea è stata scartata, anche perché su iPhone X c'è attualmente il connettore per il Lightning. Ma l'idea di Apple era proprio quella di non inserire nessun tipo di connettore, niente jack per le cuffie, niente ricarica tramite cavo ed ovviamente niente annessa sincronizzazione con Mac e PC, sempre tramite cavo. In pratica il tutto si sarebbe dovuto svolgere in questa maniera: ricarica solamente wireless, connessione via cuffie solamente wireless. Quindi Apple ci avrebbe obbligato ad acquistare cuffie wireless o addirittura le AirPods ed ovviamente un caricatore annesso wireless, che comunque sarebbe dovuto essere all'interno della confezione, perché effettivamente non si può caricare uno smartphone senza attacco per la ricarica fisica senza un caricatore wireless. La scomodità però sarebbe stata tale da non permettere agli utenti di apprezzare questa novità e quindi Apple ha deciso di bypassare questa rimozione all'interno dell'hardware di iPhone X. Un rumor però insinua che Apple potrebbe nei prossimi anni, non quest'anno con iPhone X Plus, ma forse nei prossimi anni, rimuovere totalmente questo connettore Lightning. A mio avviso sarebbe un colpo veramente tremendo per il mercato, anche perché il mondo degli accessori praticamente morirebbe. Niente più cavi, niente più connessioni via adattatore per collegare ovviamente cuffie di terze parti, ed il sistema Apple, già molto chiuso di per sé, sarebbe ancora più chiuso. Insomma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste novità, fatemi sapere quale dei tre smartphone Apple comprerete, iPhone X2, iPhone 9 o iPhone X Plus. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.